Sta andando? Ormai abbiamo tempo. L'età anche, non ce l'abbiamo fatta, ma l'età avanza. Allora, benvenuti, amici e visitatori. Allora, questa è la prima mostra dell'associazione Onda Creativa. Il titolo, avete visto, è Viaggi su carta, disegni e parole, perché la mostra racchiude i lavori che abbiamo realizzato nelle nostre prime uscite di disegno e pittura in plein air con i nostri soci. L'avevamo annunciato a settembre durante la presentazione, qualcuno di voi c'è stato, e l'abbiamo fatto. Siamo stati a dipingere alberi al Parco Milkovich a Padova, a Vercella, boschi e mucche ad Asiago, vigneti su Colli Lugani, ospiti di un'azienda vinicola, il Parco di Villa Grande a Montegrotto e le montagne e boschi intorno al rifugio Cercenà a Domeggio di Cadore. Il bilancio di queste uscite, come potete vedere sotto gli occhi di tutti, è molto positivo. Ne sono venuti fuori degli ottimi lavori, ma soprattutto sono nate delle bellissime giornate piene di allegria, in cui i colori hanno fatto da tratto union per chi ha partecipato, al di là dei singoli risultati personali. Ed era proprio quello che volevamo, fare esperienza in compagnia, perché la condivisione del successo o dell'errore, a seconda del punto di vista di ciascuno, perché ovviamente può cambiare, arricchisce tutti. In tanti sono intimoriti dal dipingere all'aperto, ma è una grande scuola che insegna davvero tanto e dà tanto anche in termini di condivisione sul piano personale. Quelle che vedete alle pareti sono sia opere originali che riproduzioni in stampa, perché alcuni di noi hanno realizzato i loro lavori su tappetino, riprendendo la tradizione del diario di viaggio, per cui i fogli sono illustrati fronte e retro, da qui la necessità di esporne delle copie. Che cos'è un diario di viaggio? Un diario di viaggio è un taccuino in cui un artista viaggiatore, più semplicemente un viaggiatore, annota quello che lo colpisce durante un viaggio e lo fa attraverso disegni, pensieri, collage. Il taccuino può avere dimensioni differenti, può essere grande o piccolo, non importa. Quello che importa è che assolva alla sua funzione, che è quella di contenere ricordi ed emozioni. La storia dei taccuini disegnati è antica, ma si ha la massima diffusione del taccuino disegnato con il Grand Tour nel XVIII secolo, nel XVIII secolo, scusate. In quel periodo si diffonde la moda per la nobiltà, gli artisti europei, di compiere un viaggio di istruzione in Italia per studiare e disegnarne le bellezze sia paesaggistiche che i monumenti rinascimentali barocchi e le vestigia antiche. Così nasce quindi un nuovo tipo di quaderno, il carnet de voyage, un taccuino di schizzi ed acquerelli dei luoghi visitati, realizzato sia per studiare i monumenti antichi che per conservarne la memoria. L'elemento ricorrente è il disegno, che non è inteso soltanto come momento di svago e di diletto, ma un'accezione più ampia, che è quella della conoscenza. Perché disegnare un paesaggio o una figura umana dal vero non è come fotografarli, perché se li disegni le forme ti entrano dentro, mentre se le fotografi restano, transitano semplicemente sulla retina, non diventano mai veramente nostre. Il disegno quindi analizza, studia, capisce e restituisce conoscenza e memoria. Oggi siamo nell'era degli smartphone e abbiamo tutti quanti migliaia di giga di memoria piene di immagini. Ma attenzione, non è la nostra memoria a conservare queste immagini, non sono mai diventate realmente nostre. Transitano e non diventano ricordo. Ma fortunatamente negli ultimi anni, in questo contesto di scatto selvaggio, chiamo io, scatto frenetico, è maturato il recupero di un oggetto un po' retro, come appunto il carnet de voyage, il taccuino di viaggio, che forse c'è stato questo recupero per recuperare un po' quelle tecniche lente che richiedono concentrazione, come il disegno a mano libera, ma forse. Anzi, sicuramente per ritagliare i momenti della nostra quotidianità, inquadrarli e racchiuderli in un taccuino da sfogliare. Quindi il taccuino come un vaso di Pandora benigno che raccoglie emozioni e restituisce poi i ricordi. Però i nostri taccuini non si fermano qui, si arricchiranno ancora. E stasera vogliamo presentarvi due grandi progetti che ci impegneranno tutti quanti. Chi vorrà partecipare nel 2020 ma anche nel 2021. E vedete le locandine di questi progetti alla festa. Animalia e Florilegio. Animalia è un progetto che nasce dalla voglia di conoscere e approfondire il mondo degli animali con gli strumenti dell'arte. Matite, carta, pennelli e spirito di osservazione ci faranno entrare in un universo vicino e accessibile, ma che spesso non abbiamo indagato abbastanza.
vorremmo ristabilire un contatto con quello che una volta era il nostro quotidiano, come figli di una cultura contadina, adesso soppiantata dalla modernità. Gli animali sono ovunque nel nostro territorio e insieme a voi andremo ad osservarli e ritrarli per capire come sono fatti e quanto possono darci in termini di soggetti artistici. Li troveremo in una fattoria urbana, nei musei, al mercato del pesce, ma anche tra i monumenti della nostra città, come silenziosi testimoni di storia e cultura. Disegneremo e dipingeremo davvero, cercando di rubare al volo forme e colori, ma anche in laboratorio, guidati da artisti che hanno fatto di Animalia il fulcro della loro ricerca. Ci saranno quindi uscite di sketch e veri e propri workshop dedicati, seguiti poi da una grande mostra tematica dei lavori che realizzeremo insieme. Florilegio, invece, è un altro progetto che partirà parallelamente ad Animalia, nasce dalla ricerca della bellezza nel quotidiano e i fiori ne sono generosi portatori. I tempi frettolosi dello stress non dialogano con quelli attenti, con quelli dilatati dell'osservazione. E con questo progetto Onda Creativa vuole ritagliare dei momenti di semplice e pura ammirazione di questi effimeri portatori di grazia. Un'ammirazione che si tradurrà in schizzi veloci o studi appurati dei fiori del nostro territorio, racchiusi in taccuini che custodiranno l'epifania di bellezza delle loro fioriture. Vivai specializzati e giardini ci accoglieranno per permetterci di ritrovare le loro coltivazioni e creare una piccola e personale antologia delle bellezze di flora, arricchita da riflessioni e piccoli componimenti per ricordare, come in un diario, lo stupore che ci regala ammirare un fiore. Dipingeremo tulipani, lavande, rose, succulente e piante acquatiche per il momento, ma è probabile che si aggiunga sì, altro. E una mostra, ci sta forse anche una piccola pubblicazione, racchiuderanno il nostro percorso di ricerca in questo mondo di colori, vento e profumi. Buona felicità! Grazie per quello che fate. Grazie a voi che avete accolto le nostre proposte. Perché... Sì, ecco, avevo dimenticato una cosa importante. Avremo uno sponsor molto importante per quanto riguarda il progetto Animalia, che è il Museo Esaurus, il Museo degli Insetti, che ci ospiterà e ospiterà tutti quanti i nostri workshop, ma non soltanto workshop, ma anche un corso serale per imparare a disegnare gli animali, di modo che chi non ha mai avuto questo tipo di esperienza possa approcciare questo tipo di soggetto. E sì, è nata questa partnership, devo dire abbiamo trovato terreno fertile nel direttore del museo, che è anche il direttore di Butterfly Art, e quindi ci ospiteranno per tutti quanti i workshop. Poi ci saranno in estate iniziative anche con i bambini, siamo adulti che bambini, andremo a disegnare il museo, ma poi vedrete tutti gli appuntamenti saranno pubblicati sui nostri canali social e sul sito. Ecco.